La metafora del semaforo e della rotatoria è utile per comprendere in modo intuitivo la distinzione che c'è tra una conoscenza centralizzata e una conoscenza periferica. E quindi la differenza fondamentale che c'è tra un ordine positivo o arbitrario e un ordine spontaneo. L'ordine positivo, è il risultato, oltre che dell'azione delle persone, ma, anche del disegno di pianificatori centrali, cioè di coloro che arbitrariamente stabiliscono i fini particolari. E in questa parola arbitrariamente, si nasconde anche il rischio del dirottamento che dicevamo prima, cioè i fini particolari possono essere anche dirottati da gruppi di pressione e gruppi organizzati di interessi particolari. Tipici esempi di ordini positivi sono l'organizzazione di un'azienda o anche, un'orchestra. L'ordine positivo non è liberticida in sé. In un'orchestra i musicisti possono, sono liberi di lavorare o meno per quell'orchestra, quindi possono anche lasciare l'orchestra. L'ordine positivo è necessariamente liberticida ed economicamente deleterio quando è applicato alla società o all'economia di un paese nel loro insieme. Il problema, sia sul piano della libertà che sul piano economico, nasce quando la società e l'economia nel loro complesso sono gestite come aziende, cioè in un'economia pianificata come quella sovietica o in un'economia di comando come quella attuale. L'ordine spontaneo, al contrario, è il risultato dell'azione delle persone, ma non è il disegno di nessun pianificatore. Tipici esempi di ordine spontaneo sono la lingua, il denaro e appunto l'economia di mercato, in cui nei limiti in cui ciascuno rispetta la legge intesa come principio generale e astratto, ciascuno è libero di agire in funzione dei propri fini individuali, e non è obbligato ad agire in funzione dei fini stabiliti dall'alto in nome di un arbitrariamente definito interesse del paese. Quindi non esiste quindi una pianificazione dall'alto che stabilisce arbitrariamente qual è l'interesse del paese, ma ciascuno è libero di agire in funzione dei propri fini purché rispetti il principio di non aggressione essenzialmente. In questo senso, gli investimenti pubblici e l'interventismo economico dello Stato fanno ricorso alla conoscenza centralizzata di coloro che dovrebbero decidere, cioè i politici, gli economisti che stanno ai vertici dell'apparato statale. Questo genera quella moderna forma di socialismo che si chiama economia sociale di mercato. Questi investimenti pubblici produrranno necessariamente una ulteriore distorsione strutturale del mercato, quindi ulteriore distruzione di conoscenza e di capitale. Nuovi lavori vengono prodotti dove ha deciso l'autorità in base alla sua conoscenza centralizzata e non dove invece c'è richiesta di lavoro da parte delle persone che partecipano al mercato, quindi non dove la conoscenza periferica richiede gli investimenti. Si ha così una distorsione della struttura produttiva del sistema economico che diventa sempre più dipendente dall'interventismo dello Stato. Gli investimenti pubblici vengono finanziati in più modi, che sono la stampa di moneta oppure l'aumento del debito pubblico e l'aumento delle tasse. Ma nessuno di questi tre metodi può essere aumentato fino all'infinito. Infatti una iperinflazione della stampa di moneta porta poi al crollo del sistema economico, un eccessivo debito pubblico causa che poi nessuno è più disposto a concedere credito perché vengono meno le possibilità di ripagare i debiti. E anche le tasse non si possono far crescere oltre un certo limite per non distruggere il tessuto produttivo. Quindi, quando poi non sarà più evitabile prendere atto della distruzione di capitale prodotta dalle politiche interventiste, a quel punto verrà fuori la crisi economica e sarà tanto più grave quanto più a lungo si sarà ricorsi all'interventismo dello Stato. Le conseguenze saranno catastrofiche. Ricordiamo quello che è successo in Grecia, in Argentina e a Cipro, e che sta succedendo anche in Italia. Quanto più a lungo si protrae l'inflazione prodotta dalle politiche interventiste, in particolare le politiche monetarie, quindi l'aumento della quantità di moneta, tanto più si crea un tipo di economia che dipende dal prolungamento di questa inflazione e di questi interventi. Molti lavori spariranno al termine dell'inflazione e dell'intervento dello Stato, perché erano stati resi attraenti e favoriti soltanto dall'inflazione, appunto, che ha in questo modo prodotto una distorsione e una distruzione dell'ordine di mercato. Purtroppo però le politiche interventiste si continua a farle da parte delle autorità centrali, però
perché mancano le autorità di modestia, cioè non si rendono conto di non sapere, di non poter sapere, in quanto non hanno la consapevolezza che, indipendentemente dall'esperienza e dai titoli accademici, la conoscenza centralizzata è sempre irrilevante rispetto alla conoscenza periferica, sia qualitativamente che quantitativamente. Purtroppo, a causa di questa mancanza di modestia, di questa superbia, le autorità centrali credono di poter gestire efficacemente tutte le attività umane e anche economiche attraverso un controllo completo e deliberato, quindi attraverso una pianificazione centrale, ma in realtà è che hanno una eccessiva fiducia nella loro conoscenza centralizzata, ed è per questo che spesso le autorità politiche diventano nemici della libertà. Infatti tutte le teorie politiche assumono che la massa degli individui sia molto ignorante e che vada invece guidata dall'alto attraverso questo controllo completo e deliberato delle attività umane, da parte dei pianificatori centrali, che appunto fanno l'errore di superbia di credere di avere la conoscenza adatta per poter dirigere centralmente i fenomeni sociali ed economici. Dunque, invece di riconoscere che tutti i frammenti di conoscenza dispersa e esistenti nelle menti di individui diversi non possono essere combinati in un unico centro di comando o pianificatore, invece l'autorità politica attua l'interventismo economico e sostituisce quindi a questa conoscenza periferica dispersa fra individui la conoscenza centralizzata dei pianificatori, con la differenza però che i singoli individui sono responsabili delle loro azioni e pagano personalmente i propri errori se per esempio fanno degli investimenti economici sbagliati. Invece, i pianificatori centrali non sono responsabili delle loro azioni, nel senso che le conseguenze, negative delle loro azioni ricadono su altri. Anche questo contribuisce a dare a questi pianificatori, all'autorità centrale, un'arroganza patologica e cronica. I pianificatori sono incapaci di concepire cose che crescono spontaneamente, quindi l'ordine spontaneo, ma concepiscono soltanto le cose che possono essere fatte. Quindi concepiscono solo l'ordine positivo. Sono questi i limiti dei cosiddetti nemici della libertà, per esempio il governo dei professori, l'arroganza, il non rendersi conto di non sapere, di non poter sapere, perché appunto la conoscenza è dispersa, all'interno della società e dell'economia e non può essere centralizzata. Comunque le radici di questa arroganza sono molto antiche, è la nostra stessa Costituzione che adotta il positivismo giuridico e quindi sugli interventi centralizzati sia nella società che nell'economia. Più in generale lo Stato moderno è l'apoteosi di questa arroganza. Ha un potere enorme e illimitato e lo usa per distruggere ricchezza, capitale, conoscenza, opportunità e libertà e anche la legge, l'individualità e lo spirito umano.